Lo scippo dei fondi Masterplan, così l'onorevole Camillo D'Alessandro. Secondo il racconto del deputato di Italia Viva, la Regione nel riprogrammare i fondi europei, circa 96 milioni, peraltro precedentemente definanziati per fare fronte alle esigenze da Covid, non ha mantenuto le promesse, riformulando la proposta di utilizzo dei fondi riassegnati dal governo, che si compone di ben 221 interventi, di cui soltanto 3 sono una riproposizione di quelli già oggetto di programmazione. Gli altri 218 sono nuovi. Una risposta alla mia interrogazione, il ministro Carfagna mette a disposizione più risorse di quelle che erano state definanziate, ma Marsiglio, invece di finanziare quelle opere, parlo del porto di Ortona, parlo degli impianti irrigui della Marsica, parlo di Sulmona, parlo di Termo, parlo di Passo Lanciano, azzera tutto e ci finanzia altro. E quindi interventi strategici fondamentali per la nostra regione sono stati azzerati, sono rimasti solo i fondi per la progettazione. Avete scoperto, tra virgolette, che fine hanno fatto questi soldi? Ha presentato 218 nuovi progetti per circa 80 milioni di euro di disponibilità residua. Basta fare due conti, stiamo parlando che ogni investimento impiegherà 300-400 mila euro di media. Stiamo parlando di marchette, a questo ci siamo ridotti, non ci sono giustificazioni. Fino all'altro giorno, a partire da febbraio, avevano dichiarato il contrario, che sarebbero stati rifinanziati. Addirittura ieri leggo un'intervista del nuovo responsabile dell'ARAP che annuncia i lavori nella Marsica per gli impianti irrigui, con quali soldi inizia se non ci sono più? Quanto denunciato sarà presto portato all'attenzione del Consiglio regionale. Sentiamo Marianna Scoccia. Beh, sicuramente faremo una grandissima battaglia in Consiglio regionale, perché da parte di questo governo, da parte della Giunta Marsiglio, l'ennesimo scippo ai danni dell'Abruzzo e quindi ai danni degli abruzzesi. Vi siete confrontati magari con gli altri gruppi consigliari, sia della maggioranza che dell'opposizione? Non ancora, lo faremo nei prossimi giorni. Io sono sicura e sono certa che soprattutto i gruppi di maggioranza non ne sanno niente e sono all'oscuro di questi, per cui vedremo quello che succederà durante questo periodo.